Ulteriore estratto di scuola e lavoro, nuovo format condiviso da Rete 55, provincia di Varese. Dalla LIUC, la professoressa Minelli avverte: l'impresa non chiede conto solo delle capacità, ma anche dell'approccio. Spostare l'attenzione dal fare le cose al generare valore. Ed è questo il punto che potrebbe aiutarci in una condizione in cui abbiamo oggettivamente un calo della popolazione giovane e quindi una difficoltà poi di reperimento di persone in grado di svolgere le attività che servono per mantenere il nostro livello di benessere, la capacità cioè di generare reddito a livello nazionale e quindi di poter sostenere il nostro welfare state. Tornando ai NEET, 2 milioni di casi stimati in Italia, 19% in provincia di Varese, che è un dato veramente preoccupante. E lei aggiunge: anche come adulti ci dobbiamo interrogare su che cosa sbagliamo nel messaggio ai più giovani. Esattamente. Allora, prima di tutto il problema è che la nostra società non riesce a dare dei messaggi positivi ai nostri ragazzi, non riesce a permettere loro di costruire una visione del futuro, ma è soltanto in una visione del futuro desiderabile che noi possiamo costruire un percorso di vita e possiamo dare a questi ragazzi quindi la forza, la volontà e l'entusiasmo di creare, investire nelle loro competenze per poter essere parte attiva della nostra società. Ma lei è ottimista? Molto.